Noi abbiamo pensato di contribuire proprio appunto passando dai bambini delle scuole elementari che ci sembrano quelli più adatti in queste situazioni, cercando di modificare degli atteggiamenti che tutti quanti abbiamo un po' nel nostro background e che portano ad un consumo di questa risorsa che invece è fondamentale. E chi meglio dei bambini può pian piano aiutare ad avere atteggiamenti diversi. Con l'ITTS abbiamo una collaborazione ormai decennale che soprattutto è incentrata sulla risorsa acqua, ma sotto il profilo della sicurezza dell'acqua. Sono dei protagonisti come noi dell'early warning, del sistema di sicurezza che abbiamo negli ultimi anni implementato e quindi ci è sembrato appunto il partner ideale per proseguire con questo progetto. Questo simpaticissimo appunto libro, Proteggiamo il nostro pianeta, protagonista è una bambina mia di 7 anni a cui un crostaceo, la Daphnia magna, che noi abbiamo nei laboratori di Casale San Nicola, e insegna le buone pratiche sia nei confronti della risorsa acqua appunto che nei confronti dell'ambiente in generale. Da una parte appunto ci sono questi fumetti e dall'altra ci sono delle vignette che possono essere colorate dai bambini. Nonostante sotto il profilo delle cosiddette reti idriche, che per tutti sono considerate colabrodo, in realtà la provincia di Teramo è molto virtuosa, il 20% di dispersione, i problemi maggiori sono proprio nel consumo individuale e questo è anche causa delle bollette particolarmente salate. E quindi è importantissimo abituarsi ad un nuovo concetto di consumo. Io penso che nella nostra provincia in particolare, non avendo mai avuto particolari problematiche di carenza idrica, siamo manchevoli in questo aspetto. E quindi appunto ci sembrava doveroso fare un'operazione di questo tipo. Una produzione editoriale riservata ai più piccoli sulla protezione del nostro pianeta. L'IZS in collaborazione con la Ruzzo Reti, qual è l'obiettivo di questa collaborazione e di questo progetto? L'obiettivo è dal punto di vista dell'educazione. L'acqua è una risorsa non infinita. Bisogna investire sull'educazione, bisogna insegnare prima di tutto ai più piccoli che appunto non va sprecata e che va utilizzata con intelligenza. Come mai l'IZS al fianco della Ruzzo Reti in questa operazione? L'IZS collabora con la Ruzzo Reti dal 2002 nel controllo delle acque. Oggi abbiamo deciso di fare un passo ulteriore su quello che riguarda la comunicazione e l'educazione dei bambini.